Benvenuti, adesso affrontiamo un tema molto particolare che diciamo, interessa molto le imprese, chi opera nel turismo a vario livello e chi opera ovviamente nel digitale. È il tema della privacy in tante sue espressioni, quelle che possono essere le normative, quelle che possono essere gli aspetti di sicurezza, gli aspetti che poi riguardano il tema del marketing, delle relazioni col cliente, come mantenere un rapporto correttamente secondo quelle che sono le normative e secondo quelle che sono anche le evoluzioni in termini di sviluppi a livello anche del cloud, i cookies. Faremo una panoramica di questo tema con tre persone, tre esperti di questo settore, che sono con noi Chiara Leoni, Antonio Procopio e Deborah Bianchi. Allora, iniziamo con Chiara, che è un avvocato che è esperto di data protection, e le chiediamo un po' di fare una panoramica di questo argomento così, diciamo, per molti un po' oscuro. Va bene, grazie. Sì, il mio intervento verterà principalmente per fare una panoramica di quella che è la normativa, quindi il GDPR, e cercando di dare principalmente quelli che sono alcuni consigli su quelli che sono gli obblighi che devono essere posti in essere dalle aziende al fine di risultare ovviamente conformi a questa normativa. L'obiettivo ovviamente dell'intervento è quello di creare la privacy come ovviamente uno strumento di abilitazione comunque del fare impresa e non solo essere visto come un punto di limitazione. La privacy è sicuramente molto importante perché fa riferimento al dato personale. Ti interrompo subito perché questo è un aspetto importante. È sempre un po' stata vissuta come un limite, come un problema, invece in qualche modo è anche un'opportunità, no? Assolutamente, bisogna essere conformi alla normativa e questo non può che dare che essere uno strumento di qualità, cioè far vedere ovviamente da parte delle imprese che c'è un'attenzione quindi al cliente, ma non soltanto adesso al visitatore, al proprio dipendente, consente ovviamente di robustire quella che è la fiducia ovviamente da parte del soggetto, che viene comunemente definito soggetto interessato, le cui attività di trattamento dati sono fatte ovviamente per loro conto. Una scarsa attenzione a questo aspetto in realtà porta ovviamente degli spiacevoli elementi da dover ovviamente considerare, come ad esempio il data breach oppure l'aspetto sanzionatorio e quello che abbiamo detto prima, una carenza ovviamente di fiducia o un danno d'immagine qualora ovviamente questo tema non viene affrontato seguendo quelli che sono i principi appunto di qualità. Quindi l'obiettivo ovviamente è quello di comprendere innanzitutto quali sono i dati personali che la propria impresa tratta, che ovviamente non sono soltanto il nome, il cognome, quello che appare chiaro, ma in realtà sappiamo tutti come in realtà anche, esempio, i dati di fatturazione o semplicemente l'utente che naviga all'interno del proprio sito web, in realtà deve essere considerato come vero e proprio dato personale. Dall'altra parte, l'attenzione che viene data appunto da parte dell'individuo rispetto a il proprio dato è importante perché non solo la privacy fa parte dei diritti fondamentali dell'uomo, quindi un'estrema attenzione, ma un'errata gestione della protezione dei dati personali da parte delle imprese può incidere, diciamo, anche alla libera autodeterminazione dell'individuo e questo ovviamente comporta delle criticità che devono essere gestite. Dall'altra parte, in realtà, lato impresa è assolutamente importante il dato personale perché consente sempre appunto nei limiti che vengono visti dalla normativa, comunque di trattare i dati per diverse ragioni, ad esempio fare analisi statistiche che consentono ovviamente di abilitare determinati piani progettuali per le proprie imprese oppure sfruttare il dato in maniera ovviamente corretta per effettuare trattamenti di profilazione e segmentazione che consentano ovviamente di abilitare il business, comprendere eventualmente gli ambiti
elementi di miglioramento per poter appunto fare delle offerte migliori, più personalizzate e via discorrendo. In qualche modo appunto il cliente può gradire in qualche certo assolutamente questo. Perché si sente magari ascoltato per quelle che sono le proprie esigenze. Semplicemente, non so, anche lasciare una recensione all'interno di un sito web implica il trattamento dei dati personali, tuttavia il trattamento dei dati personali può essere visto anche come un elemento appunto di analisi e magari di rispondere anche alla richiesta dell'interessato, del cliente che ha sollevato, non so, una criticità oppure ha fatto un apprezzamento. Quindi no, mai una recensione che sollevi una criticità non le ho mai lette. Diciamo, lato quello che si suggerisce comunque da parte appunto per le imprese è quello di innanzitutto mappare quello che si ha all'interno della propria azienda e quelli che sono i trattamenti che si vogliono fare. Per quale ragione? Perché appunto capendo le attività che vengono poste in essere si consentono ovviamente di porre in essere tutti quelli che sono gli adempimenti normativi che consentono appunto all'impresa di essere un'impresa di qualità. Partiamo quindi con lo strumento del registro dei trattamenti, che in realtà è proprio quello strumento che si suggerisce alle imprese di avere in casa per avere appunto la panoramica generale di quelli che sono i trattamenti. Questo consente innanzitutto che cosa? Di individuare anche le modalità e le finalità dei propri trattamenti, quindi capire in che modo e come ovviamente viene fatto, al fine poi di, appunto, come ho detto, porre in essere quelli che sono le altre attività, quali ad esempio redigere l'informativa corretta con tutte ovviamente le informazioni necessarie ed individuare la base giuridica più idonea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si è trasparenti, chiari nei riguardi degli interessati, capire chi sono realmente questi interessati, perché noi ci rivolgiamo sempre ai clienti, ma in realtà i visitatori, i dipendenti sono altri interessati che le singole aziende diciamo si trovano a esercitare la propria attività di impresa, devono tenere in considerazione e non sono da sottovalutare. Cioè, indipendenti cosa intendi? I dipendenti intendo i soggetti che lavorano per quell'impresa, per quell'azienda, non so, un'agenzia di viaggio che ha un collaboratore appunto dipendente assunto o un concierge che magari ha accesso a delle informazioni personali. Assolutamente, ad esempio all'interno di un albergo semplicemente il reception o tutte le persone che appunto trattano dati. Sono persone che devono essere tenute in considerazione a livello proprio concreto, istruirle, creare proprio una consapevolezza che il dato è importante, il rispetto dello stesso è un vantaggio per tutti, è un vantaggio per chi dà il proprio dato, quindi per chi lo rende, ma anche per chi lo tratta. Anche per il rischio poi in termini di cyber security, che quel dato sia archiviato male. Assolutamente. Magari... Difatti l'attenzione alla qualità del dato deve essere estrema, perché raccogliere troppi dati semplicemente perché magari può servire dopo, oppure non so, tanto chiedo anche il documento d'identità perché mi hanno detto così, porta in casa dei rischi in termini ovviamente di conservazione, quindi magari andare ad alimentare dei database con informazioni non necessarie poi arriva il momento in cui ci si deve soffermare su cosa ci faccio con questi dati, li conservo, non li conservo, e magari nel momento in cui si sta riflettendo sull'opzione che si deve porre in essere, in realtà non ci accorgiamo che erroneamente un dipendente appunto o un soggetto X in realtà accetta una mail di phishing e entrano nei database e creano ovviamente la raccolta di quei dati da parte di soggetti che possono ovviamente
venderli o farci quello che voglio. Sono successi molti episodi anche a piccole strutture. Assolutamente. Non solo alle grandi catene. Intendo. No. E questo comporta difatti quella perdita di fiducia che magari il cliente ha con quella tipologia di impresa, oppure la situazione per cui si trova a dover pagare, la società si trova a dover pagare una sanzione, magari il garante. Un riscatto anche, è vero. In Bitcoin. Esatto, in Bitcoin. Oppure altre situazioni che occorre gestire, appunto recuperare dei dati che poi magari non occorrono, servono e non siano più perché magari non si è fatto il backup, o diciamo situazioni di assolutamente di vario genere. E, sempre pensato che trasferiamo, gli albergatori trasferiscono al portale alloggiati tutta una serie di informazioni per motivi di sicurezza, e che poi questi dati comunque l'albergatore li ha e non sono accessibili in termini di statistica, perché l'Istat riceve solo delle informazioni depurate da quelle che sono delle indicazioni personali. Tra l'altro anche lì in termini statistici con una perdita di informazioni importanti, perché l'Istat traccia una persona che va in un albergo a Roma per 2 giorni e dice l'americano è stato 2 giorni a Roma, poi va a Firenze lo stesso americano, ma l'Istat non riesce a capire che sono, cioè risultano un americano di 40 anni che è andato 2 giorni lì e un altro americano. Poi anche in questo senso probabilmente prima o poi in termini normativi ci sarà la possibilità, secondo te ci sarà la possibilità di intervenire in modo che questi dati che Google, che gli altri, che tanti hanno, possono essere utili anche all'industria turistica in termini istituzionali e di prospettiva? Sicuramente si stanno facendo dei ragionamenti anche a livello eurounitario sulla condivisione di banche dati che possono essere utili o diciamo andare a minimizzare tutti quei dati di cui in realtà non ce n'è bisogno. Quindi attendiamo magari ulteriori sviluppi per avere ovviamente il dato è importante, saperlo trattare bene è assolutamente un valore aggiunto. Quindi laddove si vedono appunto degli utilizzi utili, sicuramente verranno prese delle decisioni a livello anche eurounitario per poter avanzare queste proposte. E proprio ieri l'intervento di Misa Labarile ha annunciato questo grande investimento sui dati che l'Unione Europea sta facendo. Esatto. Proprio per l'integrazione. Esatto. E, tornando comunque a quelli che sono appunto gli adempimenti, partendo appunto quello che è questo registro, appunto che suggerisco anche laddove non è in realtà necessario o meglio obbligatorio dalla normativa, anche in forma semplificata consente appunto di avere questa cartina al tornasole e questa mappatura che consente ovviamente di amministrare bene quelli e gestire bene quelli che sono i propri dati. Un altro tema molto importante, ad esempio, è la considerazione con riguardo ai consensi. Molto spesso, oltre a prendere più dati, si prendono anche consensi che magari non sono necessari, e gestire il consenso è anche questa un'attenzione che le imprese devono dare in maniera molto, molto interessante, in quanto in realtà il consenso deve essere prestato in determinate maniere e anche questo, come il dato, deve essere conservato in altrettante maniere. E bisogna sempre garantire appunto che sia reso in maniera libera, in maniera ovviamente indipendente da qualsiasi costrizione, ed è un fattore abilitante anche questo per ricevere alcuni servizi, quale ad esempio dicevamo prima il servizio di newsletter o il servizio di una campagna fedeltà, o può essere utilizzato proprio come uno strumento che abilita appunto l'interazione tra il cliente e per cui si tende l'impresa. Ad esagerare, nel senso chiedere consenso per troppe cose, per così magari un giorno. Esatto, oppure semplicemente si chiede il consenso laddove la base giuridica e quindi il fondamento di liceità del trattamento non è il consenso. Okay. Quindi
si chiede quel consenso in più soltanto perché non si sa che base giuridica applicare, quindi non ci si interroga effettivamente su quella che è il fondamento di liceità, che magari può essere semplicemente una finalità endocontrattuale, cioè i dati vengono trattati per adempiere alle obbligazioni del contratto e invece appunto si chiedono magari consensi in più. Quindi prestare attenzione anche a questo, chiederlo dove è necessario e non chiederlo dove magari appunto le basi giuridiche applicabili sono altre. Mi viene in mente una casistica di una struttura che voleva fare un'attività di marketing, quindi mandare una promozione a tutti gli ospiti che sono stati in quella struttura nel 2019. Ecco, questo è proprio un esempio che è una cosa che non si può fare. Il consenso retroattivo, no? Perché in realtà io ho dato i dati a quella struttura per il pernottare, no? Quindi la funzionalità di mantenere il dato nel database aziendale è solo per un tema contabile, fiscale, ma non per ricevere offerte, newsletter. Ma in quel caso uno può inviare una richiesta di consenso a posteriori? Qui il garante della privacy. Infatti, cioè dico, sì, scrivo a un mio cliente, dicevo, senti, mi consente di mandarti. Ci sono, diciamo, delle campagne che vengono fatte per richieste di consenso, ma è un tema molto molto delicato e posso dire che si trova proprio sul tavolo del garante della privacy, che sul marketing insomma è molto attento negli ultimi periodi. Quindi sicuramente non vuol dire non fare pubblicità, non fidelizzare, farlo con cura. Sicuramente lato cliente viene molto apprezzato e lato impresa consente sicuramente di fare bene, che è molto importante. Allora, abbiamo anche una domanda dell'amico Anthony Salandra che chiede se ci sono informazioni e dati sulla quantità, anche solo in ordine di grandezza, degli attacchi cyber a imprese nel travel. Questa la così in generale la faccio a tutti e tre, e se qualcuno magari ha qualche metta la cuffia, allora glielo rifaccio. Allora, ci sono informazioni, dati sulla quantità, anche solo ordine di grandezza, degli attacchi cyber alle imprese travel? Non ho capito. Secondo voi quante imprese sono state colpite da attacchi di cyber security? Nell'ambito del turismo, nell'ambito del travel, cioè sì, c'è una dimensione. Tantissime, se si pensa perfino ora, non è un'attività turistica, ma perfino Ryanair ha una marea di cause anche a livello europeo per questo tipo di attacchi, quindi immagino tutte gli le catene altri alberghiere hanno avuto dei data breach. E sicuramente ad esempio tour operator online o comunque agenzie di viaggio, quelle che ti consentono di effettuare pagamenti online, sono sicuramente sotto con le informazioni sui pagamenti, assolutamente, quindi i dati relativi appunto a carte di credito sono molto richiesti anche nel web. Per esempio io mi chiedo sempre il pagamento della tassa di soggiorno, che è un momento in cui il comune potrebbe avere una relazione diretta di marketing con il proprio cliente, chiamiamolo così, che invece rinuncia delegando gli albergatori a fare da sostituto d'imposta, per cui l'incasso è anonimo per il comune, cioè alla fine del mese riceve il gruzzo di soldi. 800 ospiti mi pari. 800 ospiti, certo. Anzi, per assurdo sa quelli che non hanno pagato, perché deve fare la dichiarazione, certo, di quello. In quel caso, secondo voi, c'è una possibilità per il comune di attivare una relazione diretta a priori, cioè quando è in destinazione, non quando se ne va dall'albergo? Concettualmente sì, se lo volessero fare, però è un tema più, non penso sia un tema normativo legale, è più un tema proprio di business, di approccio da destination manager, no? Quindi no, ma è legale nel senso che il pagamento di una tassa di per sé non può essere anonimo, no? Cioè non devo chiederti consenso di sapere da chi ho incassato i soldi. Questi sono i classici casi dove il consenso non è la base giuridica del, certo, trattamento, ma è la base giuridica è un adempimento agli obblighi di legge, esatto, quindi normativo. È interessante come domanda in realtà, non lo teniamo come assolutamente come spunto di riflessione. Però ora con l'entrata in vigore del ricepimento della direttiva, per cui tutti i dati delle pubbliche amministrazioni possono essere
acquistati dai privati, può darsi che qualcuno, che qualche privato sia interessato a scoprire questo tipo di flusso informativo. Per cui, perché il GDPR mostra dei lati sicuramente positivi, ma purtroppo ci sono state anche delle direttive a livello europeo che, come dire, riprendono dalla finestra quello che, cioè quello che praticamente si è voluto segretare con il GDPR, anche se segretare non è il giusto termine, poi alla fine viene, come dire, viene riaperta la porta agli investimenti privati sui flussi informativi proprio da parte della pubblica amministrazione. Perché tutti i nostri dati che ha la pubblica amministrazione, sto parlando ovviamente a livello anonimizzato, a livello massivo, però possono essere riacquistati dai privati, e quindi anche un flusso di questo tipo sicuramente potrebbe interessare a qualche privato per poter poi ovviamente estrarre dei soldi, perché siamo nell'ambito del capitalismo estrattivo. Ah, ecco, il petrolio dell'Italia. I dati, sì, alla dati fine sono il petrolio dell'economia. Lo diciamo con tutti. Che ormai i dati sono, il fatto è il valore oggi sono i dati, ecco perché l'attenzione del regolamento della GDPR è proprio alla protezione dei dati, perché il petrolio oggi è una materia prima, il valore è il profilo dell'utente, no? Da qui tutti i ragionamenti sulla data monetization, data economy, quindi è veramente, ogni volta che ci troviamo a dare i nostri dati bisogna sempre considerare che dietro comunque ci potrebbe essere, anzi c'è un profilo valutativo dello stesso, cioè dello stesso dato che siamo a, quando a dare. Quando ci registriamo magari su qualche portale con il profilo di Facebook, leggi, consenti praticamente a Twitter, consenti delle cose che da rabbrividire, no? Sì, 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 assolutamente. Pensiamo all'ultimo scandalo di Facebook, i Facebook Papers, in cui appunto costruivano, si è scoperto che Facebook, dopo Cambridge Analytica e tutti gli altri scandali, costruiva delle proprie fabbriche di informazioni false, oppure addirittura di pubblicità elaborata su informazioni semivere, e quindi dava origine a una disinformazione che poi è stata, diciamo, bacchettata dai garanti, dalla Federal Trade Commission, però questo rimane, nel senso, il dato, come si diceva prima, è sempre la fonte economica più ambita. Il dato è tratto, no? Sì, però, capito, quindi sì. Se bene, posso, dai. Infatti, sì, giusto un altro suggerimento per le imprese che lavorano nell'ambito del travel è c'è molto scambio di dati, o perché si devono fare delle prenotazioni, o perché ci avvaliamo di alcuni fornitori per creare eventi o qualsiasi altra attività che appunto è utile per espletare il business. Scegliere i giusti partner che ci consentano ovviamente di verificare o comunque di mantenere la qualità del dato che noi ovviamente come impresa diamo attenzione. Quindi quando si decide di fare co-marketing oppure instaurare delle partnership, attenzione, ma semplicemente per non vanificare alle volte magari il lavoro che si è fatto al proprio interno. Quindi... Va bene, allora procediamo con Antonio, con un'immersione invece in proprio quelle che possono essere alcuni aspetti molto specifici, i fantomatici cookies. Che non sono i biscottini. Esatto, infatti, in qualche modo addolciscono altre realtà. Hai una presentazione? Sì, allora, poi dopo ormai mi riattacco a alcuni punti che mi ha dato come spunto Chiara, ovviamente. Allora, intanto la premessa è che i cookie cosa sono? I cookie sono dei file che quando navighiamo in internet i browser lasciano sul nostro dispositivo, telefono, computer o tablet. E questo in teoria dovrebbe aiutare la navigazione. Tipicamente, non so, posso mettere dei prodotti in un carrello su un sito di e-commerce, queste sono informazioni che vengono mantenute nel cookie, la login per accesso a un portale, a un sito, viene mantenuto nel cookie. Non so quante volte voi andate su Facebook e non dovete ogni volta rimettere la login e password, perché il cookie lo fa per voi.
E oggi ve ne accorgete perché quando navigate su qualunque sito vi viene richiesta l'autorizzazione a potervi inviare dei cookie, perché nel momento in cui navigate, come diceva Chiara, siete voi come persona che state lasciando dei dati, perché a quel cookie ci può accedere il proprietario di quel sito e quindi tracciare delle informazioni vostre. Adesso il regolamento dei cookie ricade sotto la GDPR e, tra altre cose, il 10 gennaio verrà applicata una nuova versione del regolamento che ha tutta una serie di indicazioni, nel senso che quando voi avete il sito dell'agenzia, del tour operator, di qualunque attività, dovete indicare nella cookie policy, che è un file, una serie di indicazioni che devono essere obbligatorie. La cosa che è veramente, diciamo, che ha complicato un po' adesso l'attività è che dobbiamo dare il consenso e l'ha permesso in qualunque momento all'utente di poter cambiare le sue decisioni. Quindi ci vuole un pannellino che permette di dire: ok, io prima ho accettato di ricevere la profilazione di Facebook e di Google, adesso non voglio più darla, voglio solo lasciare quelli che vengono chiamati in gergo tecnico cookie tecnici, cioè quei cookie obbligatori per poter navigare affinché il sito funzioni, perché altrimenti non lavora. Però ci sono tanti altri cookie che vengono lasciati sul dispositivo nel momento in cui navighiamo su un sito, perché la piattaforma stessa, per fare tutta una serie di attività di marketing, sia vale di Google, di Facebook, ci sono diverse piattaforme, Criteo, e quindi ognuno di questi servizi ci lascia un biscottino sul dispositivo, e quei biscottini sono informazioni che noi diamo su di noi all'azienda. E quindi c'è tutta una serie di attività che devono essere fatte. Ripeto, questo non è, come diceva giustamente Chiara prima, non deve essere visto come un problema, deve essere visto come un'opportunità affinché io possa comunicare trasparentemente con i miei utenti, con la mia audience, e permettere a loro di mantenere il controllo dei dati. Adesso ci sono poi tanti tool che permettono, cerco di fare degli esempi su delle piattaforme. Una è questa, vi ho indicato un link, tra l'altra cosa questo link permette di avere uno sconto, che è una piattaforma italiana, è una di quelle più aggiornate e piena di avvocati, quindi vabbè, lasciamo stare. Assolutamente, però sono due avvocati, quindi sono veramente messo male. Sono veramente due avvocati donne, sono messo male. No, però appunto è un'azienda che si occupa di fare le cookie policy e le privacy policy. Quindi basta andare su questo sito, e in realtà esiste anche un pacchetto gratuito, poi dopo adesso in realtà per avere il pannellino di personalizzazione c'è un contributo, un 5 euro, 10 euro al mese mi sembra, però questo permette comunque di avere in automatico per il proprio sito i tastini con già tutta la parte di privacy policy, di cookie policy, almeno pronta in base alle informazioni che stiamo dando. Quindi se voi avete l'agenzia che aveva sviluppato il sito, ve lo siete fatti in casa, voi sapete quali sono i servizi che utilizzate, non so, Google Analytics, il tracciamento di Facebook, mettendo questi dati nella piattaforma vi viene generato in automatico il pulsantino della privacy policy, da cui policy che poi può essere inserito nel sito in maniera abbastanza semplice. Che è obbligatorio inserire nel sito. Questo sì, queste informazioni devono essere obbligatorie nella piattaforma, quindi ci deve essere per forza la privacy policy che in molti casi include la cookie policy, o la cookie policy è un documento separato. Okay. Nel caso di Ubenda mi sembra che ti crei proprio due documenti distinti. Okay. In base alle informazioni che tu hai inserito, quindi ti dà due pulsantini col vantaggio che la tiene comunque sempre aggiornata. Già questo vi solleva da tutto un impegno burocratico di chiamare l'avvocato, il codice lo incolla nel suo sito, sì. E se poi cambiano gli Ubenda lo aggiorna in automatico. Sì, ovviamente se poi ci sono delle attività che devi fare tu ti avvisa, guarda che c'è da fare un certo tipo di aggiornamento, perché viene richiesta anche il codice fiscale dell'amministratore, non so, qualcosa del genere. Un'altra cosa che volevo segnalarvi, appunto, giusto, ecco, questo è il pannello di cui parlavo, che diventa obbligatorio dal 10 gennaio 2022, quindi in realtà molte aziende già lo fanno, però dal 10 gennaio qualunque sito che manda dei cookie all'utente deve permettere in ogni istante all'utente stesso di cambiare le preferenze del cookie, della cookie policy, quindi devo poter scegliere, ti avevo detto di sì, va bene l'analytics, adesso non voglio farlo, lo devo poter fare in qualunque momento. E questo vuol dire che uscirà sempre il pop-up? No, non uscirà sempre, ma tu devi essere libero in qualunque istante di accedere a questo pannello. Infatti di solito troverai
un tastino in basso, in alto, per poter personalizzare le tue preferenze della cookie policy. Se non esce sempre il pop-up, perché abbiamo visto anche quello, è abbastanza invasivo. Molto certo. Spesso andiamo a visualizzare appunto dei siti e siamo, anche se usciamo e rientriamo perché poi ci accorgiamo che ci interessa la pagina, riesce il banner. Questo è considerato invasivo, quindi basta vederlo una volta, certo. Esprimo le mie preferenze e poi ci rivediamo tra sei mesi. Ho capito. Tra l'altro, scusate, vengo semplicemente su questo. Fra l'altro, a completamento, il garante della privacy ha detto che al di là delle preferenze e tutto quanto, bisogna che in questa maschera che si presenta all'inizio ci deve essere la famosa crocettina in alto a destra. In alto a destra, scusa, chiaro. Forse tu l'avresti detto ora. Ecco, in alto a destra, perché così almeno l'utente, se non vuole assolutamente niente, vuole andare avanti solo con i cookie tecnici, può farlo senza avere il problema del cosiddetto cookie wall, cioè il fatto che ti riappare, come dicevate voi prima, no? Che ti riappare e te non puoi bypassare questo ostacolo. Esatto. E quindi questo pannello di personalizzazione ti permette di modificare tutte le preferenze in qualunque momento, ma soprattutto un'altra cosa importante, cosa che non era strettamente necessaria ma adesso lo è, diventa assolutamente, come diceva Chiara prima, è tenere traccia di chi ha provato cosa quando, quindi registrare le approvazioni degli utenti per ogni singolo cookie, quindi una quantità di dati e di gestione che anche a livello tecnico è veramente pesante e viene già fatta dalla piattaforma, quindi in maniera abbastanza semplice. Un'altra cosa che, ecco, vi invito a fare prima di partire con la creazione della piattaforma, del profilo su una piattaforma come Ubenda, affidarvi a dei siti terzi che vi fanno il controllo del vostro sito, perché potenzialmente voi potete chiedere al programmatore: mi dite che cookie ho. Per esperienza vi dico, i programmatori sono dei nerd, direi che sono peggio degli avvocati, però fondamentalmente può essere che non sappiano tutti i cookie che vengono utilizzati, okay. E quindi ci sono delle piattaforme che aiutano a identificare i cookie, quindi vi fanno un audit in automatico del vostro sito, e per esempio questa è una delle piattaforme gratuite, basta andare, si mette il sito e viene fatto un controllo in automatico cookie sulla eyes. Piattaforma cookies, esatto, poi c'è anche cookie bot, yes, cookie, yes. Cookie pro, esistono diverse. Il vantaggio è quello che inserisco la URL, il motore viene a farmi un tracciamento e mi dà un elenco di cookie che io posso prendere e fare copia e incolla nella cookie policy che devo andare a creare, che ho indicato precedentemente. Un'autodiagnosi. Un'autodiagnosi, esatto, che è una cosa importante, anche fare una parte di audit, no? Come si è perso il controllo dei cookie, sì, è esploso. Esatto. E un altro input che do, che era un po' legato anche al discorso che si faceva prima sul tracciamento dei dati, mantenere questi dati, dico una cosa ovvia ormai, perché siamo nel 2021, ormai alle porte del 2022, l'utilizzo del CRM, nel senso tenere i dati non su fogliettini, cioè la carta buttiamola via, nel mondo green basta carta, no? Cioè, ancora usare la carta e la penna, cioè, abbiamo gli strumenti digitali, usiamo gli strumenti, quindi otteniamo i dati dei clienti, degli utenti, dei visitatori sulle piattaforme CRM. Questo perché? Perché le piattaforme CRM poi ci danno la possibilità di profilare chi può accedere a cosa, in maniera tale che non tutti gli utenti possano vedere, i dipendenti dell'azienda possano vedere proprio tutto, perché anche lì è un tema di profilazione, no? Di chi è autorizzato a fare, esatto. A lavorare su alcuni... La profilazione degli accessi. Esatto, la profilazione degli accessi è vitale, questa è una delle cose più delicate. E vi dico, stiamo parlando di cose che non ci stupiamo, ma 8 aziende su 10 non sono pronte. Fra l'altro, importantissimo anche da un punto di vista delle violazioni che può fare un impiegato, certo. Anche magari non volendo, però quel modo lì tu lo tracci e tu lo sai, puoi dimostrare chi ha fatto cosa e scarichi quando. La responsabilità, esatto. E questa è HubSpot, che è una delle prime piattaforme al mondo che ha la versione anche gratuita, quindi anche quello che si diceva un tempo, mettere un CRM, i costi. Molte cose oggi si fanno veramente con pochi euro, per non dire alcune piattaforme proprio free, o veramente con pochi euro. Una delle cose che adesso volevo darvi come input, ad esempio, che non hai toccato, Chiara, ma sicuramente non mi metto a contare, però uno degli elementi su cui le aziende sicuramente non sono pronte, sulla GDPR proprio in assoluto non sono pronte, e ben più dell'80%, è il diritto all'oblio. Esatto. Nel senso che il GDPR prevede
che se io voglio in qualunque momento in una struttura in cui sono stato, io chiedo a quella struttura, tu hai dei dati su di me, mi devi dare tutti i miei dati, dico perfetto, rimuovili, non voglio che tu abbia più nulla di me. Ovvio che quell'azienda deve poter mantenere i dati contabili per ragioni fiscali, ma tutto il resto deve essere rimosso. Ecco, queste le aziende non sono pronte. Infatti, scusami. Diciamo, il tema della gestione dei diritti degli interessati, che uno di, tra questi è il diritto all'oblio, ma c'è anche il diritto all'accesso o il diritto alla portabilità. Esatto. Cioè viene dato praticamente a, all'interessato la possibilità di sapere, di appunto riprendere o chiedere di cancellare, chiedere di modificare, di integrare. Questi insomma sono tutti i diritti che possono essere esercitati e che comunque l'azienda deve essere pronta a, a rispettare, diciamo a rispondere, sempre nell'ambito di quello che può fare anche a livello normativo, però comunque deve essere pronta a rispondere. E qui avrei una domanda che però meriterebbe probabilmente un'altra sessione sul tema della blockchain, cioè di come la blockchain sia incompatibile col cancella tutto, no? Cioè, assolutamente, sì, no, lì non puoi cancellare niente. Esatto. Qui il fatto di avere una prenotazione, che ne so, di una camera d'albergo con i nomi delle due persone, in cui magari qualcuno giustamente preferirebbe non essere archiviato in qualche archivio, e sulla blockchain c'è una criticità anche in questo senso. No, ma infatti hai fatto proprio l'esempio corretto, perché il vero problema è se oggi parli con un'azienda e dici vabbè, io ho il CRM, sto utilizzando una piattaforma di CRM, adesso che ho indicato come esempio Outlook, ma esistono tantissime ovviamente, io rimuovo la tua anagrafica al CRM, sì, perfetto. Poi viene fuori che in realtà io comunque ogni mese mi scarico dal CRM l'elenco e me lo tengo su un Excel, anzi sai cosa faccio? Lo stampo pure me lo tengo in archivio. Ecco, devi andare a cancellare il mio nome su tutte le copie cartacee con lo sbianchetto. Non sono pronte, proprio il vero problema è proprio i backup, cioè il vero problema sono i backup, ecco perché affidarsi casomai a piattaforme un po' più in cloud, adesso c'è Dynamics, Salesforce, ci sono diverse piattaforme per gestire, dare a terzi la gestione di quel dato, è proprio funzionale anche per questa parte, per dire certo. Ok, quali dati hai? Perché io ho il diritto all'accesso, mi devi dire esattamente quali dati hai i miei. E mi devi rispondere tante cose con una tempistica abbastanza... La tempistica in genere sono 30 giorni. Puoi esatto. chiedere diciamo una proroga, ma comunque devi rimanere in tempi consoni, no? Te li do tra un anno o due. Vediamo, infatti. Certo. Corriamo che abbiamo poco tempo. Sì, niente. Gli altri due strumenti che indicavo erano appunto MailChimp, che è una piattaforma che permette di fare email marketing anche per piccole strutture, piccole agenzie, fino a 2000 email addirittura è gratuito, quindi... Se voi avete una vostra anagrafica, la caricate dentro MailChimp, potete fare poi delle campagne email marketing e crearvi anche delle landing page da cui acquisire contatti. Ecco, questi strumenti sono tutti, meno male, free, integrati tra di loro. Quindi cosa succede se uno ha clienti chiaramente da esteri e ha la possibilità di scrivergli la normativa, cioè nel senso, cioè, se scrivo un cliente italiano e un cliente americano, per esempio, le normative sono diverse? Qua lascio agli avvocati. No. Certo che sì, infatti assolutamente. Tra l'altro, quando si interfaccia un flusso email dall'Europa verso gli Stati Uniti, si sta parlando di un trasferimento dati. Quindi, cari miei, se usate Gmail, voi tutte le volte che scrivete una mail state facendo un trasferimento dati extra UE. E ovviamente qui c'è fior di giurisprudenza, due corti di giustizia, una del 2015 e una del 2020, due casi Scrims, cioè la 1 e la 2, in cui addirittura Scrims è praticamente un ragazzo. È un'offesa. Sei uno Scrims. Esatto. È un ragazzo che vabbè aveva fatto causa a un certo social media e ha vinto in tutti e due i casi. Perché Facebook. A Facebook. Per la privacy, non lo dico. Deontologicamente. A Facebook. E ovviamente la Corte di Giustizia ha dato ragione perché? Perché lui diceva che avendo loro i server negli Stati Uniti non rispettavano gli standard europei e quindi ovviamente quando i miei dati che sono un europeo vanno a
finire dentro a un server americano non verranno più trattati secondo la normativa europea, ma secondo la normativa americana. E quindi lui ha detto, allora diciamo qui c'è un grosso gap sulla privacy. E avevamo due accordi. Uno era il Safe Harbor, cioè un accordo fra Stati Uniti e America proprio per fare questo trasferimento di dati. Scusate, ti avevo finito? Sì. Ah, no, perché così anticipo già quello che intanto qualcosa che volevo dire io. Scusatemi. Allora, dicevo appunto questo trasferimento dati che avveniva sulla scorta di questo accordo che era stato preso fra America e Stati Uniti, fra Stati Uniti e Europa, proprio per far sì che solo le ditte americane che avevano aderito a questo protocollo, che si chiamava all'inizio Safe Harbor, avrebbero potuto fare dei trasferimenti di dati con l'Europa. E perché rispecchiavano questo protocollo, aveva tutta una serie di caratteristiche che erano similari al GDPR. Poi dopo c'è stata la prima sentenza Screams nel 2015 che ha buttato giù questo accordo, il Safe Harbor. Allora poi hanno rifatto un altro accordo, il Privacy Shield, e anche questo poi nel 2020 è stato buttato giù da quest'altra Corte di Giustizia. E ora dice, ora che si fa? E che si fa? Ci sono le clausole che sono state studiate, delle clausole standard che sono state studiate dalla Commissione europea e che hanno avuto anche l'avallo del Comitato e dei Garanti europei, l'European Data Protection Board, e quindi ci si può basare su queste momentaneamente. Ora però, dopo tutte queste cose così terribili che sono state dette, buone notizie, io vi devo dare qualche buona notizia, almeno si spera. Come si fa qui? Abbi pazienza. Al contrario, è così? Questa? Oh, eccoci qua, dove clicco? Avanti. No, stai andando indietro. Andando, aiuto, come si fa ad andare avanti? Eccolo, questo va avanti. Questo? Allora io sono andata all'indietro all'avanti. Scusatemi, abbiate pazienza. Eccoci, ok, perfetto. Allora, ecco, voglio andare la buona notizia. Allora, dopo questa bella chiacchierata, voi siete ridotti come quell'omino lì o quella donnina lì con tutti questi punti interrogativi. E purtroppo dite sì, allora siamo stati, insomma, spero, insomma, tutti chiari, molto competenti tutti, eccetera. Però magari direte, ma insomma, io che cosa devo fare per poter lavorare in pace? Allora, ci vorrebbero delle soluzioni preconfezionate, però come si diceva prima fra di noi, il garante della privacy non vuole le soluzioni preconfezionate, cioè non è che mi acquisto un pacchetto GDPR e così sono a posto, perché ci vuole la consapevolezza, però ci possono essere degli strumenti che possono aiutarci. E allora, io vi dico che sta arrivando Gaia X. Poi vedremo che cos'è Gaia X. Gaia X in realtà è un'associazione senza fini di lucro che sta organizzando un'infrastruttura europea proprio in sinergia con quello che è il blocco normativo europeo entrante, perché c'è una proposta che è costituita da due blocchi normativi, uno sul mercato unico europeo a livello digitale e uno sui servizi sempre elettronici, che andrà a sostituire la vecchia direttiva sul commercio elettronico. Quindi stanno per arrivare due blocchi normativi, uno antitrust, diciamo così, quindi il Digital Market Act, e un altro che è una nuova direttiva sull'e-commerce, che è il Digital Services Act. Ora, questi due blocchi sono delle norme proposte per ora, per cui noi sappiamo che le norme da sole, e soprattutto nella tecnologia, nulla possono fare, per cui c'è bisogno di un sostrato materico che le vada a corroborare. E quindi di pari passo con questo blocco normativo c'è il blocco tecnologico, che appunto dovrebbe essere costituito da tutta una serie di provider europei, soprattutto di infrastrutture, quindi infrastructure as a service, che possono andare a corroborare questo piano di un mercato unico che ha gli stessi standard a livello europeo, in particolare sul GDPR. E quindi questo ci consentirebbe a tutte, per dire, le aziende, attenzione, non è per le grandi aziende, l'Europa si rivolge alle piccole e medie imprese, quindi francamente tutti noi potremmo rientrare in qualche modo in questo progetto. Perché? Perché potremmo acquistare i servizi di un provider che aderisce a Gaia X.
e quindi aderendo a Gaia X è chiaro che poi dovrà ammantarsi di tutte quelle certificazioni e una certificazione in particolare sul GDPR che Gaia X gli andrà a prospettare. Quindi ovviamente se io riesco a avere un provider di questo tipo, allora, io sono un albergo, no? Esatto. Cosa mi serve Gaia X? Cioè cosa ci posso fare con Gaia X? Allora, sono un albergo, io con Gaia X io direttamente non posso fare niente, però io posso acquistare i servizi da un provider che fa parte del consorzio, okay, di Gaia X e che quindi è obbligato da Gaia X a rispettare già tutta una serie di... tutta sono una serie tranquillo che tutto è aggiornato a tutte le normative. Che bello, finalmente io ho un porto di pace, lasciatemi lavorare in pace, che poi a tutto il resto ci pensa il provider che è certificato. Quindi ipoteticamente se io avessi un'ispezione del garante, io al garante dico guarda, io mi sono scelto un provider che ha fatto che è associato compatibile con che questo... è certificato GDPR. Poi ovviamente questo non basterà, questo basterà sulla cyber security, perché poi ovviamente a livello di consapevolezza il garante vuole che tu abbia la consapevolezza di che cos'è la privacy applicata alla tua struttura, però già questo ti leva una grossa fetta. Ora scusate, ho anticipato subito la mia conclusione perché avevo paura di non poter dire tutto il resto, quindi vi dico un po' il discorso che avevo fatto all'inizio, come ci si arriva, no, a questo discorso che finalmente si può stare tranquilli o quantomeno Gaia X diciamo diventerà operativa dal 2022, però per esempio c'è il CISPE, che è un'associazione di provider proprio sulle infrastrutture tecnologiche, che ha già stilato e ha già ricevuto l'approvazione da parte del Comitato dei Garanti Privacy Europei un codice di condotta GDPR. Quindi se voi prendete un provider che presenta sto bollino qua, scusate, insomma, finisco la mia presentazione, un lafo, vabbè, uguale, si è chiacchierato. Allora, aspettate, voglio andare indietro, come faccio? Aiuto, mi aiuti? Come si fa così? Ad andare indietro? All'inizio. Indietro, indietro, perché volevo vedere il codice indietro, indietro, cioè proprio alla fine. Come avanti faccio? Allora. Ah, allora devo andare tutto avanti? Scusate, io sono un'esperta, allora io sono un avvocato, esperto in diritto di internet, però ogni tanto ho a cazzotti con la tecnologia, scusate. Allora vi volevo far vedere una cosina, scusatemi. No, l'ho già superata, maledizione. Allora, codice di condotta, dov'è? Questo. No, io volevo far vedere il bollino. Eccolo qua. Allora, se voi scegliete... io non conosco nessuno del CISPE, quindi questo non è uno spot pubblicitario, però è tanto per aiutarvi. CISPE cosa vuol dire? Per darvi un'indicazione. Acronimo inglese, non me lo chiedo. Io so che è un'associazione di provider sulle infrastrutture digitali. Poi c'è l'acronimo, ve lo leggete, in inglese. E quindi qui vi faccio vedere, praticamente loro hanno due tipi di bollini, un bollino con lo sfondo blu che significa che questo provider ha chiesto a un candidato a essere, a ricevere la certificazione GDPR del CISPE. Poi invece dal bollino blu si può passare a quello verde in cui sei un membro del CISPE a tutti gli effetti e sei certificato GDPR. Però il fatto interessante è che nel codice di condotta del CISPE c'è scritto che tu provider che sei certificato CISPE sei sottoposto a tutta una serie di controlli continui, cioè da organismi terzi, e quindi ovviamente devi rigare dritto perché c'è sempre un audit su di te che ti controlla. Come una certificazione di qualità. Esattamente. E quindi questa era la mia conclusione. Io vi volevo dire un sacco di cose, però non vi ho detto nulla. E allora il codice per la privacy. Perché vedo il 7 minuti, ragazzi. Quindi, e allora, sempre scendendo in particolari, il codice di condotta GDPR del CISPE. È lunghissimo, ha tutta una serie di cose interne eccetera eccetera, fermo perché stiamo molto parlando di provider, cioè qui stiamo parlando di quelle aziende che forniranno alle piccole e medie imprese, alle grandi imprese, questi tipi di servizi, giusto?
Sì, esatto, però se tu rientri in questo consorzio che è Gaia X, all'interno, perché l'hanno definito come il cloud dei cloud, ovvero all'interno non ci sarà solo il discorso della prestazione di infrastrutture digitali, ma ci saranno anche marketplace, ci saranno tutta una serie di opportunità, per esempio anche tutte le piattaforme che abbiamo visto prima, anche tutte le piattaforme mail marketing. Un anno e mezzo fa MailChimp non l'avrei mai proposta perché non era GDPR compliant, esattamente per la ragione che diceva prima Debora, aveva i server fuori dall'Unione Europea, quindi i dati delle vostre mail erano non so dove, ma sicuramente non erano sul territorio europeo e quindi non erano compliant con la normativa. Oggi MailChimp si è adattata, ovviamente, perché per il mercato europeo non puoi perdertelo. Chiaro. E quindi, come tanti altri provider, ha messo i server sul territorio dell'Unione e quindi è uno strumento che possiamo utilizzare. E poi, scusate, a completamento della mia presentazione, vi volevo anche dire un'altra cosa. Appunto, quando abbiamo parlato di capitalismo estrattivo, perché l'Europa ha voluto in tutti i modi separare, cioè i dati degli europei stanno in Europa e gli altri dati stanno extra UE, cioè o in America o in Cina o in altre, perché ovviamente il dato, come si diceva prima, è una fonte economica fortissima. Noi appunto viviamo nel capitalismo estrattivo e quindi il caso di Ryanair, di cui vi parlavo all'inizio, che ha un sacco di contenziosi, Ryanair perché ha fatto causa? Ha fatto causa ai comparatori di prezzi delle tariffe, voi li sapete tantissimo, che uno dice, va lì, dice ma fammi vedere il volo più economico, bla bla bla, e ovviamente questi qui fanno web scraping sui siti di Ryanair. Che vuol dire fare web scraping? Vuol dire andare a rufolare e prendere... Ah? A rufolare, scusate in termine toscano. E quindi praticamente che è successo? È successo che Ryanair si vedeva in continuazione passare tutte queste attività di terzi sul proprio sito. Ora, il proprio sito però non era una banca dati, quindi non poteva essere tutelata secondo la direttiva. Quindi dei motori di interrogazione che continuavano in noi. E quindi però ha detto, calma, questi dati comunque sono fonte di ricchezza per me e devono stare nella mia banca dati, non devono essere presi da altri. E quindi ha fatto tutte queste cause proprio per questo. Ora, poi il risultato di queste cause ancora purtroppo non c'è una decisione precisa, c'è una decisione precisa del 2015 in cui la Corte di Giustizia ha detto, bene, tu non sei una banca dati, però puoi mettere nelle tue clausole, i termini di servizio, una condizione in cui tu dici, tu non puoi fare web scraping sul mio sito, sui miei dati, salvo che non tu abbia un'autorizzazione, ok? Quindi questo per far vedere che c'è questa guerra dei dati, è fortissima. Io che cosa c'entro? Scusa un attimo. Dice, ma allora io piccola, media interna, che cosa c'entro io con tutta questa guerra dei dati? Tu c'entri perché? Vi è mai successo di ricevere una recensione negativa su un sito e non poter controbattere perché questa piattaforma ha sede extra UE, cioè al di fuori dell'Europa, senza far nomi? Vi è mai successo che vi è stato fermato il vostro account su social media per la vostra pagina Facebook, per esempio, perché... Non, secondo loro non eravate più in linea con gli standard della piattaforma? E allora c'entrate con la guerra dei dati. Perfetto. No, volevo una domanda proprio sui voli. Cioè il fatto di essere tracciati nei comportamenti su un sito in cui magari si fa una richiesta di prenotazione e essere assistere magari a cambiamenti di prezzi proprio in funzione di questo, cioè come viene normata questo aspetto? Nel senso, è vero che l'azienda può dire, vedo che questo ha un interesse specifico, vedo che questo ha fatto un'interrogazione più volte su quel volo, per cui agisco. Ti rispondo dal lato tecnico, poi ovviamente lascio agli avvocati la risposta normativa, però a livello tecnico quello che ti parlavamo prima dei cookie è esattamente la ragione per la quale le aziende lo chiedono, esattamente per fare questo tipo di analisi. Se io approvo, do l'autorizzazione al sito a tracciarmi con i cookie, il sito mi riconosce, quindi vede che io sono entrato a cercare un Milano-Roma, ci rientro il giorno dopo, sempre lo stesso periodo, e quindi mi profila, e la terza volta che rientro mi propone in automatico, guarda, Milano-Roma oggi te lo offro con lo sconto del 10%, perché l'ho autorizzato. Chiaro. Se io non lo autorizzo, lui in teoria non dovrebbe potermi riconoscere, perché se mi riconoscere
io potrei segnalarlo al garante. Esatto, è proprio una questione di trasparenza delle informazioni che io rendo nell'informativa. Io interessato decido di diciamo profilarmi, e la profilazione può avvenire appunto o perché mi offri la scontistica, ma mi puoi anche magari aumentare il prezzo, e con il consenso ovviamente si può autorizzare o no. È un bilanciamento, magari ricevo domani la scontistica, oggi ricevo un aumento di prezzo, sì. Quindi... magari puoi essere d'accordo, magari no. A volte vince, a volte perdi. Esatto. È appunto, è sempre con i cookie, e se io do l'autorizzazione per attività di marketing, che è un altro tipo di, un'altra categoria di cookie, cosa che succede, visto che parliamo di turismo, vado su Booking, cerco un albergo a Catania, poi inizio a navigare sul Corriere della Sera, su Repubblica, mi ritrovo i banner. Ah, sì, sì. Di ma anche audio. A me è capitato audio. Cioè, a me è capitato di parlare con mia figlia e di parlare di una città. Dice: questo weekend vado a Groningen. Io non ho mai parlato di Groningen in vita mia, e il giorno dopo mi sono trovato l'offerta. Anche audio. Tu hai fatto una call WhatsApp? Sì. Perché ci sono i microfoni. No, sì, no, allora io non posso dire niente, però concettualmente qual abbiamo è? 50 secondi. Il tema è guardatevi le condizioni di accettazione quando installate l'app di TikTok. Adesso io ti do. No. Sì. TikTok in qualunque momento, allora tutto quello che mettete su TikTok è di TikTok. In qualunque momento può attivare il microfono e la videocamera, tutto ciò che registra è di TikTok, ma anche quando voi non usate l'app. Quindi voi tenete il telefono lì, TikTok vuole accendere la videocamera, registrare, e ha diritto di farlo perché avete installato e accettato le condizioni. Capisci che si apre un mondo, no? Certo. Proprio l'autorità garante la scorsa settimana si è pronunciato sul punto, quindi se siete curiosi sul sito del Garante Privacy trovate diciamo questo riferimento. Con questo invito possiamo chiudere questo interessantissimo panel che... poteva continuare credo ancora per ore, però appunto se il sito del garante può soddisfare un po' di ulteriori richieste, non abbiamo domande, vi ringrazio, alla prossima. Grazie.